Il 25 settembre 1981 nasce a Ferentino, in provincia di Frosinone, Angelo Palombo. Arrivato alla ribalta della Serie A con la maglia della Fiorentina, la sua storia in azzurro inizia con i successi nelle selezioni giovanili. Nel giugno del 2004 è titolare fisso nell'Under 21 che si aggiudica il titolo europeo a Bochum in Germania, battendo 3-0 in finale la Serbia Montenegro. Due mesi più tardi conquista un'altra medaglia, è il bronzo olimpico. Ad Atene gli azzurrini cadono in semifinale contro l'Argentina di Tevez, ma si rifanno nella finale per il terzo posto disputata a Salonicco, regolando la selezione irachena con un gol di Gilardino. L'esordio in nazionale maggiore arriva 2 anni più tardi, nel 2006, quando ormai da 4 anni Palombo veste la maglia della Sampdoria. Roberto Donadoni, che ha ereditato la panchina azzurra dopo i vittoriosi mondiali tedeschi, lo convoca e lo fa esordire nell'amichevole agostana contro la Croazia, che vede gli azzurri sconfitti 2-0 a Livorno. Sotto la gestione Donadoni colleziona altre 3 presenze, ma è durante l'IP Bis che Palombo vive il suo momento di maggiore splendore in azzurro. Tra il 2008 e il 2010 mette in fila 13 presenze e propizia il primo dei 2 autogol di Calazze nel match di qualificazione a Sudafrica 2010, giocato contro la Georgia a Tbilisi. Lippi lo convoca tanto per la Confederations Cup del 2009 quanto per il Mondiale Sudafricano dell'anno successivo, anche se Palombo non scenderà mai in campo. L'ultimo gettone in azzurro glielo regala Cesare Prandelli il 7 giugno 2011 nell'amichevole giocata a Liegi contro l'Irlanda, che permette a Palombo di raggiungere quota 22 presenze complessive in nazionale.